Onorevole Sportiello, avete interrogato il governo sulla questione del careggio di Firenze. Secondo un'interpellanza fatta da Gasparri, non sarebbe tutelata la salute del minore che sta cercando di fare un percorso per via della disforia di genere. In realtà è proprio il contrario, il minore e la minore si tutelano quando iniziano, quando nel caso in cui ci sia disforia di genere, che ricordo non è un disturbo mentale, così come ricorda l'OMS, ma si tratta di salute sessuale, il minore e la minore vengono tutelati proprio quando in questa condizione gli viene garantito che possono seguire un percorso di affermazione del genere, e ci sono centri di altissima eccellenza che rispettano degli standard stringenti che coinvolgono i genitori e le comunità e che permettono l'uso di triptorellina, così come prevedono le linee guida dell'AIFA, delle società scientifiche, dell'OMS, che riconosce appunto la disforia di genere non come un capitolo la inserisce all'interno di un capitolo della salute sessuale. La risposta del sottosegretario non vi ha La convinto. risposta del sottosegretario è stata: ci sono gli accertamenti in corso, eccetera. Ovviamente noi siamo preoccupati perché sappiamo benissimo che posizioni ideologiche pregiudizievoli nulla hanno a che fare né con le certezze scientifiche che invece abbiamo, né invece con il garantire il diritto alla salute a tutti e a tutti, così come prevede il Servizio Sanitario Nazionale Universalistico.